Non posso lasciar passare questo giorno senza rivolgere un messaggio a tutte le piccole sore missionarie della carità e anche a tutte le persone, confratelli, laici, amici e alla famiglia della carissima Madre Maria Hortensia e che sono in comunione di preghiera e di sentimenti in questo giorno. La mattina di oggi ci ha svegliato con la notizia della partenza in cielo di Madre Maria Hortensia Turati. Tutti sapevamo che da qualche mese, dopo aver subito un serio problema cardiaco, la sua salute era diventata fragile e progressivamente delicata, nonostante le cure premurose che avevano con lei il personale e le sorelle di casa madre a Tortona, dove era già stata trasferita prima di Natale. Qualche giorno fa ci ha lasciato anche la cara Suor Maria Caterina Cafasso, anche lei da tanto tempo molto delicata di salute. Perciò vorrei rivolgere anche a lei un ricordo e una preghiera, come pure ai confratelli Orionini deceduti in queste settimane. Anime che si sono prodigate nell'amore a Dio e al servizio dei poveri, partiti nel silenzio, sostenuti unicamente dalla grazia di Dio e dalle nostre tante preghiere. Adesso riposano in pace e sono i nostri intercessori dal cielo. Però a Madre Maria Hortensia voglio oggi dedicare un ricordo particolare e sentito. Madre Hortensia è stata la nostra madre generale per 2 sessenni, 1993 al 2005. Rimanendo fortemente impressa nel cuore di tutte noi che l'abbiamo amata e apprezzata non solo in quel tempo, ma fino ad oggi. Tutte abbiamo viva nella memoria del cuore la sua figura sorridente e decisa, la sua naturale simpatia e sociabilità, la sua intraprendenza e vivacità. Aveva saputo, come madre generale, guadagnare il cuore delle suore, ma anche essere vicina e aperta a tutti, confratelli, laici, famiglie, attenta e concreta. Ricordo una delle sue tante espressioni. Non voglio pie esortazioni, andiamo al dunque. Nei 2 sessenni come madre generale ha dato continuità con grande entusiasmo al cammino del rinnovamento della congregazione, ha favorito la formazione, promuovendo la nuova stesura del piano generale di formazione, ripetendoci sempre che dobbiamo formare prima donne, poi consacrate e orionine. Ci teneva tanto a questo. Ha promosso incontri interprovinciali e sviluppato le missioni ad gentes, aprendo nel suo periodo nuove comunità in Costa d'Avorio e Filippine con coraggio e spirito apostolico. Non pretendo ricordare tutti i luoghi dove Madre Hortensia si è prodigata nell'amore a Dio, alle sorelle e alla congregazione, però sì voglio ricordare due che erano sempre presenti lungo la sua vita. Sono stati fortemente significativi gli anni come superiora provinciale in Cile, che lei conservava sempre vivi nel ricordo e negli affetti. Anni certamente difficili che lei ha saputo con saggia intuizione e apertura vivere intensamente e collaborare alla crescita spirituale, carismatica e apostolica del suo Cile querido e de sus chilenitas. E qui rivolgo un particolare saluto e vicinanza alle suore del Cile che sono sicura oggi sentono fortemente la sua dipartita. Ma anche molto significativi sono stati gli ultimi anni del suo servizio attivo nella casa di riposo di San Sebastiano Curone, dove nonostante l'età e già una salute che cominciava a indebolirsi, non ha risparmiato sacrifici fatti con impegno, entusiasmo, spirito accogliente e gioioso. Tutte credo che ricordiamo con simpatia l'accoglienza che ogni anno offriva ai gruppi di suore del Giubileo,
la delicatezza, le attenzioni, i regali, un certo santo orgoglio di riceverci nel suo hotel 5 stelle, come amava dire di quella casa. E proprio in uno di quegli anni che mi aspettava con gioia per regalarmi la rosa, la candela, questa che oggi è accesa qui, evocando la sua presenza e il suo sorriso. Perciò vorrei che questo video messaggio sia l'omaggio che tutte le piccole suore missionarie della carità e tutte le persone che hanno conosciuto Madre Maria Hortensia offriamo a lei come segno di ringraziamento per la sua vita, per quello che è stata per ognuna di noi e per quello che ha fatto per la congregazione e per la Chiesa. Ringraziare Dio che ci ha dato di camminare un tratto del cammino della vita insieme a lei e offrire soprattutto la nostra preghiera di suffragio. Sappiamo che la realtà della pandemia ci ha spogliato in questo momento da tante cose, ma la più dolorosa è quella di non poter essere vicini alle persone care, ai malati, a chi muore negli ospedali. Non possiamo nemmeno accompagnare Madre Hortensia alla sua sepoltura. Sappiamo che giovedì mattina Don Pietro Sacchi, figlio della Divina Provvidenza, sarà presente per la benedizione e per rappresentare tutti noi. Un doloroso addio che vogliamo trasformare in offerta per lei, per la sua anima. Il giorno prima di essere ricoverata, Madre Hortensia ha detto all'infermiera: «Se fosse questa la malattia che mi porta via, io sono pronta». Come la Vergine prudente, era pronta con la sua lampada accesa. Questa lampada, questa luce che un giorno lei stessa ha acceso e messo tra le mie mani, è oggi simbolo della sua fede, della sua fedeltà, della sua carità, segno della vita piena che adesso, tra le braccia del Cristo risorto, lo sposo amato e atteso, gode eternamente. È la luce che continuerà a brillare in noi come memoria riconoscente della sua presenza tra le piccole suore missionarie della carità. Riposa in pace, cara Madre Maria Hortensia, e attendici in paradiso, quando potremo darti l'abbraccio che oggi non abbiamo potuto darti. Vorrei concludere con un pensiero a tutti noi, a tutto il mondo in questo triste tempo in cui tutta l'umanità è in subbuglio e in paura. E vorrei farlo con la parola di Don Orione, che ci richiama e ci incoraggia a guardare in alto, a fidarci di Dio in questo momento storico, e a dire anche noi il nostro sì, il nostro fiat attivo, coraggioso e pieno di speranza. Fiat è una piccola parola, dolce ricovero innalzato dal buon Dio in mezzo a questo deserto sì arido e difficile da attraversare che si chiama la vita. Fiat esprime l'atto del fanciullo che si getta con amore sul seno del padre finché passa l'uragano. Pronunciatela questa parola, cuori spezzati dalla sofferenza e dalla lotta, o straziati dalla sofferenza dei vostri più cari, e sarà per voi un balsamo che vi guarirà. Fiat, pronunciatela questa parola, o voi che volete allontanare da coloro che amate il timore che li agita o il male che li minaccia, ed essa li ospiterà sotto le sue ali e l'uragano passerà senza toccarli. Fiat, pronunciatela questa soave parola, o figli e amici miei, pronunciatela ad ogni sospiro, ad ogni battito del cuore,
ad ogni movimento delle labbra. Dio la comprenderà sempre, ora come preghiera, ora come atto di rassegnazione, ora come atto di fede nel dubbio, come atto di speranza nel timore, e sempre come atto di amore. Fiat, fiat.